Nonostante lo scempio perpetrato dalla segreteria nazionale del PD nei confronti del partito calabrese, il 30%, risultato del 30% del centrosinistra si può considerare un miracolo, ma non si può certamente nascondere la sconfitta grave e pesante. Santelli doppia Callipo, il 55% contro il 30%. Si dice poi però che il PD è il primo partito, ma con quale percentuale? Quella del 15%, la stessa percentuale delle politiche del 2018 e tutti parlammo allora di una sconfitta. Solo che in quel caso il PD prese il 15% a fronte di un 43,7% del Movimento 5 Stelle che oggi arriva a poco più del 7%. In voti assoluti oltre 350.000 voti in libertà. Che fine hanno fatto? Non sono sicuramente venuti al Partito Democratico. Perché? Perché il Partito Democratico non ha fatto un'operazione di rinnovamento, ma una semplice resa dei conti all'interno delle correnti. Il PD, inoltre, non ha scelto in Calabria la linea garantista di aggregazione che ha scelto in Emilia-Romagna, che ha scelto Bonaccini in Emilia-Romagna, ma ha scelto invece la linea populista e giustizialista di Callipo e ha perso.